Lucaselli. Prego, a lei la parola, deputata Lucaselli. Sì, grazie. Grazie Presidente. Attraverso questo emendamento Fratelli d'Italia ha posto all'attenzione della Commissione, fa lo stesso oggi qui in Aula, un tema che riteniamo fondamentale proprio per quella ripresa di cui tanto sentiamo parlare, e cioè il superbonus e tutte le misure adesso correlate e collegate. Perché dico questo? Perché siamo tutti assolutamente consapevoli, e lo vediamo dalla lettura dei dati, che questa misura ha sicuramente ottenuto dei buoni risultati. Buoni risultati che potrebbero essere, che potevano essere ottimi risultati se si fosse declinata in una modalità migliorativa anche la parte tecnica e la parte burocratica. Allora affrontiamo attraverso questo emendamento due temi. Il primo tema, quello più importante, è la certezza del tempo, cioè la certezza della possibilità di accedere a questa misura nei tempi corretti. Abbiamo discusso in commissione, il sottosegretario ce ne darà atto, che quella del superbonus è una misura che ha rimesso in moto un intero comparto e tutta la filiera ad esso collegato, ma per poterlo fare ovviamente c'è la necessità di programmazione, che è esattamente quello che alle volte manca nella visione di insieme. E allora riteniamo che proprio in questo settore, dove la programmazione di interventi non è sicuramente una programmazione a breve scadenza, ma è indubbiamente molto complessa e che va avanti nel tempo, diventa fondamentale per chi decide di fare una serie di investimenti, avere delle tempistiche chiare e soprattutto a largo raggio. Del resto le stesse associazioni di categoria ci hanno detto che uno dei disincentivi all'utilizzo di questa misura, che invece dovrebbe essere incentivata il più possibile, è proprio quella dell'incertezza dei tempi, dell'incertezza della possibilità di accedere, di ottenere quei finanziamenti, quelle risorse economiche necessarie nei tempi che ovviamente competono un certo tipo di costruzioni. E questo è il primo tema che noi abbiamo affrontato in tema di superbonus. Il secondo tema, la seconda questione, è quella relativa alla sburocratizzazione. Vedete, sentiamo parlare da tantissimo tempo delle semplificazioni, eppure lo stesso provvedimento semplificazioni e diciamo, ricordo a me stessa che di qui al 24 luglio ci sono 243 adempimenti fiscali che dovranno essere posti in essere, e quindi proprio perché invece per noi la semplificazione è l'elemento essenziale affinché ci sia il collegamento fra l'attività legislativa e dispositiva e la messa a terra, come si usa dire oggi, delle attività, è fondamentale che si passi a una procedura di semplificazione vera. Dobbiamo sburocratizzare il più possibile, dobbiamo dare la possibilità di aziende di accedere al superbonus in maniera celere e agevole. E invece ancora oggi ci ritroviamo con una misura cui ammontare complessivo non è stato nella sua totalità utilizzato, proprio perché ci sono degli impedimenti e ci sono dei gradini che purtroppo oggi per gli imprenditori diventano assolutamente insormontabili. Il superbonus ha per noi sicuramente una efficacia nel mondo del lavoro. Il superbonus ha sicuramente aiutato la mobilità di un comparto e di tutta la filiera di quel comparto, e noi non vorremmo che invece l'incertezza sugli investimenti, l'incertezza sulla durata di questo emendamento di fatto poi vada a vanificare tutto quanto di positivo è stato ottenuto sino a questo momento. Riteniamo che attraverso questo emendamento si possa riportare sul tavolo del governo una questione sulla quale riteniamo che il governo debba prendere una posizione chiara, parlare con un'unica voce e ovviamente dare certezza e stabilità a tutti
tutti coloro i quali vogliono e possono utilizzare una misura che sicuramente ha un impatto diretto ed immediato nel ciclo dei consumi. Grazie. Grazie a lei, deputato Tucaselli. Ha chiesto di parlare il deputato Foti a titolo personale per un minuto. Ne ha facoltà, prego. Sì, Presidente, il tema del superbonus 110% rappresenta indubbiamente uno di quei temi fondamentali per la auspicata ripresa economica. Noi riteniamo che vi siano delle difficoltà oggettive che derivano già dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Non si capisce quindi per quale ragione il Governo non si impegni ad estendere la platea dei soggetti che possono essere beneficiari della iniziativa in questione. Io penso che accogliere questo emendamento servirebbe soprattutto a dare un segnale vero a quelle categorie che sono escluse e anche oltretutto ad una iniziativa particolarmente positiva quale potrebbe essere quella della riqualificazione edilizia dell'edilizia residenziale pubblica. Noi sappiamo in quale stato versi l'edilizia residenziale pubblica, un'applicazione più ampia del superbonus del 110% garantirebbe alla stessa dei livelli qualitativi che siano consoni ad un paese civile. La ringrazio, deputato Foti. Ha chiesto di parlare a titolo personale per un minuto il deputato Vinci. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Beh, da parecchio tempo ormai sentiamo parlare del superbonus del 110%. Molti cittadini hanno appreso all'inizio la notizia con entusiasmo per poi accorgersi delle difficoltà che aveva l'accesso a questo 110%, perché come al solito in Italia quando le cose anche sono buone però funzionano o cercano di farle funzionare male. E con questo emendamento noi cerchiamo di ampliare la platea, ma non a dei soggetti estranei, anche agli esercenti l'attività di impresa, le arti, le professioni, e non si capisce per quale motivo questi soggetti non fossero già ricompresi inizialmente nella norma. Se c'è qualcosa che può far ripartire il paese, questo strumento va potenziato e utilizzato. Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Trancassini, sempre a titolo personale, per un minuto, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, abbiamo affrontato in Commissione questo tema attraverso una serie di emendamenti, proprio per cercare di fare in modo che questa importante opportunità, come si suol dire, venisse messa a terra, perché quello che arriva ai cittadini è una procedura complicata, complessa, tempi ristretti, e molti sono attratti e contempo spaventati da questa possibilità. Poi lei sa che nella Regione Lazio si è aggiunta l'aggravante dei piani paesistici che non sono stati approvati per una scelta scellerata della Giunta Zingaretti e che ha compresso ancora di più la possibilità di accedere a questa forma di aiuto e di sostegno. È una grande opportunità, lei sa benissimo che il comparto dell'edilizia è un volano di economia. Fratelli d'Italia, con una serie di proposte, questa è la prima, cerca di focalizzarle quanto più possibile per far arrivare ai cittadini quello che deve essere una opportunità chiara, proiettata nel tempo, che permetterà al comparto di ripartire. In realtà oggi così non è, non lo dice Fratelli d'Italia, ma lo dicono tutti quegli emendamenti che la maggioranza presenta e che poi sistematicamente è costretta a ritirare, come nel super bonus, per cercare di tirare avanti all'interno della maggioranza, ma anche, come abbiamo detto in precedenza, anche su questo aspetto, mettendo da parte quelli che possono essere dei temi divisivi. Affrontateli e, se ritenete, li potete affrontare insieme a noi, che abbiamo idee molto chiare sull'argomento. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Silvestroni a titolo personale per un minuto. Ne ha facoltà? No? Rinuncia. Passiamo al deputato Rotelli. Un minuto a titolo personale, rinuncia. Il deputato Prisco, a titolo personale, per un minuto. Sì, grazie. La parola al deputato Prisco. Presidente, vorrei sottoscrivere questo emendamento del collega
Trancassini, che mira ad estendere sostanzialmente la platea dei beneficiari del superbonus 110 per la riqualificazione edilizia residenziale pubblica anche ai soggetti che svolgono l'attività di impresa, quindi arti e professioni, quindi in particolar modo per le imprese artigiane, per le piccole imprese, un modo per sostenere una parte importante dell'ossatura economica della nazione, quella delle microimprese, delle piccole imprese, che anche grazie a questo strumento che si è dimostrato, seppur nelle mille burocrazie a cui siamo abituati in Italia, uno strumento efficace per la ripartenza, potrà dotarsi anche di strutture aziendali di avanguardia migliorate, più efficienti, partecipando in qualche modo alla trasformazione anche ecologica del nostro paese. Grazie. Chiedo alla deputata Montaruli, a titolo personale, per un minuto ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente, questo emendamento entra in un tema molto sentito, che è quello che riguarda chiaramente anche il superbonus per le imprese e gli artigiani. L'emendamento estende la platea dei beneficiari del superbonus. Noi abbiamo sempre dato atto di come questa misura potesse essere proficua se da un lato ci fosse stata una corretta modalità per ottenerlo senza ulteriori implicazioni burocratiche, e dall'altra andasse a rispondere esattamente alle necessità che sono emerse in questo periodo. Ebbene, un superbonus del 110% per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, che non consideri i soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione, un superbonus ingiusto. E quindi una misura potenzialmente efficace e giusta diventa in realtà una misura discriminatoria e inutile, perché la sua portata risulta veramente vanificata. La ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Mollicone a titolo personale, per un minuto ne ha facoltà, prego. Sì, grazie. Il superbonus è un'occasione sicuramente per riqualificare l'edilizia residenziale, per dare la possibilità a condomini, a privati, di appunto riqualificare il nostro tessuto urbanistico, molto spesso creato in periodi di grande speculazione e quindi sicuramente di bassa qualità edilizia. L'estensione che qui andiamo a chiedere è un'estensione di buon senso e non fa altro che accentuare il moltiplicatore economico e anche per la ripartenza necessaria in un periodo post pandemico come il nostro. Quindi anche qui, anche questo emendamento risulta essere una occasione mancata per questa maggioranza, che forse veramente non sa che quali indirizzi prendere per rimettere in cammino e in moto l'economia italiana. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Ciro Maschio a titolo personale, per un minuto una facoltà, prego. Grazie Presidente, il superbonus 110% è una buona idea che nei primi mesi di applicazione non è decollata, in quanto da un lato erano enormi le complicazioni burocratiche che di fatto impedivano ai professionisti e alle imprese di poter realmente avvalersi di questo bonus, e dall'altra era limitata la platea dei possibili beneficiari. In questi mesi abbiamo presentato diversi emendamenti per chiedere di semplificare i presupposti e le procedure, e qualche passo avanti è stato fatto. Con l'emendamento di oggi si chiede di estendere la platea dei beneficiari del superbonus per l'edilizia residenziale pubblica anche agli soggetti che esercitano attività di impresa, arti e professioni. È una proposta di buon senso che va nella direzione di contribuire al rilancio, alla ripresa di un settore importante della nostra economia, e anche ovviamente di consentire a milioni di italiani di poter riqualificare il proprio patrimonio immobiliare.
La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Frassinetti, che non vedo. Si intende decaduta. Ha chiesto di parlare la deputata Frassinetti, controordine, è entrata in aula ora. No, rinuncia. Ha chiesto di parlare la deputata Ferro. Ne ha facoltà per un minuto a titolo personale. Grazie Presidente, per sottoscrivere questo emendamento che credo sia stato già anticipato e ribadito dai colleghi non solo firmatari ma che hanno inteso sottoscriverlo, avere un'importanza per la ripartenza, per l'economia ma soprattutto anche per quella possibilità di occupazione che la pandemia ha ristretto ulteriormente, non soltanto in una parte del paese ma devo dire nel paese tutto. Significa in qualche modo guardare a tutto ciò che significa indotto gli esercenti delle attività riguardanti impresa, arti e professioni e nello stesso tempo anche riuscire a sfruttare quel super bonus che ha mille peculiarità, tante potenzialità, ma ancor di più se sfruttate in tal senso. E quindi spero che da parte del sottosegretario ci possa essere un ripensamento nell'accantonare o nel rivalutare un emendamento che per noi di Fratelli d'Italia è di vitale importanza rispetto alla ripresa e alla partenza del nostro paese. Grazie. Ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Del Mastro delle Vedove. C'è qualcuno che dice qualche giorno che c'è una sostanza che va internazionale, qualche giornale, qualcosa? Che dica loro? Si intende decaduto. Ha chiesto di parlare il deputato De Toma. Se vuole fare un altro. Rinuncia. Ha chiesto di parlare il deputato Cagliata. Lo aspettiamo, è entrato in aula, sta raggiungendo la postazione. Un minuto a titolo personale, prego. Grazie Presidente, è saltato l'ordine, quindi il tempo di arrivare in aula. Questo emendamento che chiedo di sottoscrivere tratta del tema del super bonus. Lo abbiamo affrontato, diciamo, da tutte le sfaccettature. È evidente che è un motore propulsivo per l'economia, è evidente che dare questa possibilità anche oltre che al privato cittadino, alle imprese e agli artigiani sarebbe un acceleratore importante per la ripresa e lo sviluppo economico. Ci sono tante società che hanno nel proprio patrimonio aziendale, tanti imprenditori che hanno nel proprio patrimonio aziendale immobili che avrebbero bisogno di essere ristrutturati, immobili che avrebbero bisogno di avere un efficientamento energetico che gli darebbe la possibilità anche di essere sicuramente più competitivi sul mercato. Per cui estendere questa possibilità utilizzando sempre le solite famose risorse del cashback che non si sono utilizzate sarebbe senz'altro un modo più produttivo di farlo. Grazie. La ringrazio, non ci sono altre richieste di intervento, pongo dunque in votazione l'emendamento.